Per le prossime 24 ore vivrò come il 22enne norvegese che gol dopo gol sta conquistando il mondo. Erling Braut Haaland. Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald geht in das... Raga, 6:30, è il momento di svegliarsi e iniziare questa giornata. Let's go! È arrivata l'ora di fare colazione e per colazione il signor Haaland si sbrana. 120 g di grana, 200 g di prosciutto cotto, 35 g di noci e uno yogurt greco. Ok, colazione finita, ho mangiato davvero tanto e sono bello pieno, quindi ci vediamo giù. 7:30 di mattina e se mi vedete già fuori bello vestito non è per farmi un allenamento ma una passeggiata. Infatti ogni mattina Haaland dopo colazione si fa una passeggiata per esporsi alla luce solare. Infatti questo in generale fa benissimo per i ritmi circadiani. Ovviamente oggi che io devo fare la passeggiata non c'è un singolo fottuto raggio di sole, ma questo va bene perché è il problema che sta riscontrando Haaland a Manchester. Io comunque mi faccio la mia passeggiata. Mentre mi faccio la mia passeggiata vi listo un po' di statistiche del signor Haaland. È norvegese ma nato nel Regno Unito. Ha 22 anni, come me. Pesa 88 kg ed è alto 1,94 m, sempre come me. Attualmente Haaland guadagna 375.000 sterline a settimana per un totale di 30 milioni all'anno. Ma a quanto pare li sta valendo tutti per il club, avendo segnato 18 gol in 13 partite. Veramente assurdo. Ok, 8:30 passeggiata finita, sole ne ho preso in quantità industriali e ci vediamo su. È il momento di fare lo spuntino pre-workout perché appunto dopo questo spuntino inizierò ad allenarmi finalmente. Qui ho 4 fette di pane, marmellata senza zuccheri e della ricotta. E voi direte quanto mangia Haaland, dopo vi racconto tutto. Non so esattamente cosa mangi Haaland negli spuntini che fa durante la giornata. In totale infatti ne fa 3. Quindi ho semplicemente deciso di prendere gli spuntini che mi ha messo il mio nutrizionista nella mia dieta ed utilizzarli per queste 24 ore. Spuntino finito. Onestamente tutto sto cibo inizio già a sentirlo e non è che ho tutta sta voglia di allenarmi. Ma comunque ci vediamo tra poco per il primo allenamento. 9:30 ed è finalmente arrivata l'ora di fare un po' di fatica. Siamo davanti alla palestra per fare un bel workout. Questo sarà un allenamento full body in cui alleneremo tutte le parti del nostro corpo. Vi lascio l'allenamento qui. Ovviamente sarà un allenamento abbastanza leggero, cioè non ci spaccheremo di fatica, anche perché durante la giornata avremo altre sessioni di allenamento da fare. Detto questo, partiamo. Quello che contraddistingue Haaland dagli altri sono il suo focus e la sua etica del lavoro. Lui stesso ha infatti detto di essere molto ispirato da Cristiano Ronaldo, un altro atleta che non lascia nulla al caso. Onestamente però non posso esattamente sapere quale sia la routine di allenamento di Haaland. Quindi cercando un po' online e chiedendo a chi ne sa più di me sul calcio, ho creato un protocollo che potesse essere il più vicino possibile alla realtà. Oggi infatti farò 3 sessioni di allenamento. La prima in palestra, la seconda in campo e lavoreremo sullo scatto e sulla velocità, e la terza sempre in campo su cui lavoreremo di più sulla parte tecnica. Quindi continuiamo. Prima che mi incazzi, iscriviti al canale, lascia like al video e fammi sapere nei commenti qual è la prossima routine che dovrei portare sul canale. Allenamento in palestra finito, non è stato nulla di troppo complicato, abbastanza leggero, ma adesso continuiamo con la routine. 10:30, siamo pronti per il secondo allenamento della giornata, sono con un coach speciale. They gonna remember my name. Cosa facciamo questa mattina? Faremo delle ripetute e un paio di serie. Adesso non sto a dirti specificamente cosa, ma specificamente cosa. Ma dopo ti darò i dettagli. Fantastico. Allora Leone, nella prima stazione dovrai semplicemente sdraiarti in varie posizioni e alzarti più rapidamente possibile e okay. Scattare fino ai 2 cinesini, sì, che sono circa 35 metri e tornerai di corsa con una corsa leggera. Questo per 5 minuti avanti e indietro, quindi buona fortuna. Ok, let's go.
Come sono andato, coach? Bene, bene, forse potevi fare un po' meglio sullo scatto, ma ci siamo, ci siamo. Io sei in Bolt, arrivo, Ok, allora, un altro esercizio di velocità sugli scatti, molto semplice, devi fare due balzi su questi ostacoli e poi scattare e fare uno zigzag lungo il percorso. E sempre 5 minuti di percorrenza. Let's go, coach! Due circuiti andati, adesso manca l'ultimo, che so che mi ammazzerà le gambe, ma poi ci aspetta una bella crioterapia. Ok, domandone, provate un po' a prevedere il futuro. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, con quanti palloni d'oro chiuderà Haaland la sua carriera? Poi tra 20 anni torneremo nei commenti di questo video e chi ci avrà azzeccato gli offrirà una cena. Fatemi sapere. Terzo e ultimo circuito, sempre di velocità, sempre di 5 minuti. Questo circuito consiste in... io devo tenere con questo bellissimo elastico il leone, lui deve mollarlo al cinesino. E poi deve scattare per la bellissima distanza di 50 metri. 3, 2, 1. Oh, sei una gazzella o sei un leone? Grazie, coach. Peggiore tra i tre? Il secondo per i cambi di direzione, massacrante. Ma anche per i balzi, secondo me. Anche. All'inizio non ti accorgi, sì. Però... esatto, le gambe te le cucini in un attimo. Sì. Allora, post allenamento, come tutti gli atleti veri, anche Haaland si spara una bella crioterapia. Si è pure comprato la macchina della crioterapia che costa svariate migliaia di euro. Non fatturo ancora come lui, quindi io faccio la versione dei poveri. Bidone e ghiaccio. Il livello palle è sempre il più complicato. I più complicati sono le palle e i trapezzi. Allora, sarò sincero, me la ricordavo peggiore, eh? PS, abbiamo iniziato a muoverci per i contatti con Wim Hof. Non voglio farvi spoiler troppo, vi dico solo 27-28 dicembre abbiamo un weekend ghiacciato in programma. Ok, raga, queste sono endorfine, questa è una sensazione di vita, porca troia. Let's go! Crioterapia ufficialmente finita e continuiamo con la routine. Eccoci qui, è arrivata l'ora di pranzo, attualmente l'una. Per pranzo cosa mangia il signor Haaland? Ecco tutto quello che sappiamo sulla dieta di Haaland. Sappiamo che consuma 6.000 calorie al giorno. E questo l'ha confermato lui stesso in un'intervista. 6.000 è un numero assurdo, ma essendo che lui è un bestione, si allena 2-3 volte al giorno, potrebbe anche starci. Ma comunque sono tante. Sappiamo anche che mangia regolarmente cuore e fegato di bovino, perché sono ricchi di vitamina B, ferro, fosforo e magnesio. Sappiamo che preferisce filtrare la sua acqua prima di berla e che di base mangia solo alimenti freschi e genuini, non processati, a parte il kebabino tattico quando se ne torna a casa sua in Norvegia. Kebab o kebab pizza. E infine l'ultima cosa che sappiamo è che fa 6 pasti al giorno. Mangia molta insalata, pasta col pollo e spesso mangia anche il pesce. E il suo stile di vita e di conseguenza la sua dieta sono molto ispirati a quelli di Ronaldo, che conosciamo già. Let's go! Chef, cosa abbiamo? Fegato e cuore di manzo. Allora, non voglio fare il fake dicendo che non li ho mai mangiati, perché prima di iniziare la ripresa ho assaggiato, quindi so già cosa vado incontro. Però facciamo la reazione fake da youtuber. Ufficialmente finito e non posso assolutamente dire di essermelo goduto.
Continuiamo con la routine. E comunque, ad uno che mangia 6.000 calorie come il nostro amico Alan, sarebbe sicuramente piaciuto lo sponsor di questo video, Coro. Coro è uno shop online sulla quale potrete trovare oltre 1.200 prodotti, che sono davvero tanti. E sul sito c'è di tutto. Marmellate, cereali proteici, succhi di betulla, frutta liofilizzata di ogni tipo, latte di cocco e molto altro ancora. Dico che gli sarebbe piaciuta molto perché una cosa che differenzia Coro da tutte le altre aziende è la dimensione delle loro confezioni. Infatti sul sito potrete trovare spesso pacchi da un chilo di cereali, un chilo di avena, un chilo di granella di cocco e di molte altre cose. E ora che si sta avvicinando il Natale, sul loro sito hanno anche una sezione dedicata ai calendari dell'avvento. Ma sono dei calendari molto originali, perché al posto di avere i classici cioccolatini noiosi, ci hanno messo un prodotto diverso del loro sito per giorno. Di recente me ne hanno anche inviato uno, guardate che figata, è tanta roba. E vi dirò che oggi è il 24 di novembre, si dovrebbe iniziare il 1 di dicembre, ma io ho comunque già mangiato tre quarti delle cose che c'erano qua dentro. E vi assicuro sulla mia vita che erano buone. Comunque, se anche voi volete provare i prodotti di Coro, vi lascio il loro link qui sotto in descrizione. Ricordatevi di utilizzare il codice MARCOCORO per ottenere il 5% di sconto su tutti i vostri acquisti. E detto questo, continuiamo con la routine. Ore 16, siamo di nuovo su questo fangosissimo campo da calcio. E guardate chi c'è con me. Giorno. Buongiorno, buonasera. Cosa combiniamo questo pomeriggio? Pomeriggio alleniamo un po' il tiro, la tecnica di base e lo smarcamento per il ruolo di Haaland. Tutte robe che faccio ogni giorno, sereno. Sì. Allora abbiamo appena deciso una cosa, in totale in questo allenamento faremo 100 tiri. 100 tiri in porta. Sì. Vediamo se indovinano nei commenti quanti ne metto dentro. Davide mi ha detto che sta registrando quelle tra i paletti, quindi sono a 0 su 4. Io! Oh. Pure in camera me ne ha preso paura. La chiude con un deludente 2 su 10. Prossimo esercizio. E dopo oltre 2 ore di allenamento, io e il coach Dado abbiamo deciso di sfidarci in una gara di rigori. 10 rigori, 5 a testa. E vinca il migliore. Leone, questo è per voi. Sono 6:30, coach. Sì. Abbiamo finito. Vi dirò, abbiamo anche sforato di mezz'ora l'allenamento perché ci eravamo presi bene. Ma così fanno i campioni. Esatto. Haaland, che è un campione, fa così. Detto questo, grazie coach. Grazie a lei per la presenza. E continuiamo con la routine. Sono 7:30 di sera e io attualmente sono kudumato. Ok, c'è poco da dire, questa giornata è stata molto faticosa, proprio come me l'aspettavo. In totale infatti ho bruciato la bellezza di 4100 kcal e ne ho ingurgitate un totale di 4670, tenendo a mente che ho saltato un pasto proprio perché non ce la facevo più a mangiare. Quindi in conclusione direi che la routine di Haaland è approvata dal leone. Devastanti. E comunque Haaland mi ha personalmente detto che lui prende le proteine da Zach e usa il codice LEONE58 per risparmiare il 10% su tutti i suoi acquisti. Se non mi credete, chiedete a lui, va bene? Ragazzi, è stato faticoso. Buonanotte.